i telespettatori, la partita si è conclusa a 1-0 e gli alieni continuano con la loro faccia di merda. Poiché, grazie al RB, ho un cervello ridotto ad una groviera fondente, con, dicono, un tumore provocato dagli elementi cancerogeni presenti nella scatola cranica, un DNA con all'interno chissà quante mutazioni mostruose, sangue avvelenato, organi asportati e quelli rimasti sparsi e sistemati alla rinfusa, ossa non tutte mie, ci sarebbe un sasso tra le vertebre e una scapola canina, tanto per fare degli esempi, varie metastasi e gravi scompensi, mascherati solo dal macchinario e dalle nanomacchine che mi dopano di continuo. Ecco allora, non mi possono trasportare su di un'astronave fino a quando non sto male. Adesso potrei allora attendere quella fantascientifica astronave, che sarebbe da sempre lì lì per arrivare, eccezionalmente attrezzata per trasportare eterosessuali ancora pisello muniti, chissà, forse avrà il water con la tavoletta, oppure togliermi la vita e abbandonare questo glorioso, ma ormai troppo logoro corpo. Dico questo per sottolineare lo stato di delirio mentale generale e la fobia degli alieni bambini verso gli umani. 61 mesi nell'ospedale psichiatrico, sa, gli alieni talmente allucinati e drogati dalla Chiesa nemmeno si rendono conto di quello che hanno fatto e del tempo che è passato, ma gli umani sarebbero arrivati, gioisci. Sì, ma dove stanno? Starebbero a distanza perché la salvezza deve apparirmi come un miraggio, secondo le regole della Chiesa, quelle regole che vanno rispettate. Voi siete il male, mi fate schifo e vi combatterò in eterno. Anche oggi mi sono aiutato leggendo il testo e il videomessaggio perché sono un po' febbricitante e poi magari dopo vomito, come al solito. Buon omicidio a tutti.